prima riunione con Renato Mazzoncini e con RFI, durata più di 4 ore, abbiamo affrontato tutti i nodi strategici della rete nazionale, in particolare ovviamente la velocizzazione della linea adriatica, il raddoppio della Termoli Lesina, il nodo della stazione centrale di Bari, il potenziamento della stazione di Lecce. Poi siamo passati ad esaminare le questioni legate ai treni regionali di Trenitalia. Abbiamo ovviamente richiesto la possibilità per tutti i viaggiatori pendolari di poter utilizzare anche i treni di Freccia Rossa e di Freccia Bianca, cosa ovviamente che cercheremo di inserire nei prossimi contratti di servizio. E poi abbiamo affrontato ovviamente l'aspetto più complesso, drammatico, il crack di Ferrovie Sud-Est, un disastro della politica e della gestione degli anni passati che ha lasciato la Puglia con un sistema ferroviario regionale in gran parte compromesso dalla mancanza di manutenzione, in difficoltà dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e soprattutto insicuro. Abbiamo chiesto e ottenuto però la messa in sicurezza di tutta la rete Ferrovie Sud-Est, quindi con la dotazione dell'SCMT, entro il 2018 per l'area della città di Bari e al massimo entro il 2019 per il resto della regione. Ovviamente l'area di Bari è quella maggiormente trafficata e quella che appunto ha più bisogno di rapidità nella messa in sicurezza. Fino ad allora i treni continueranno purtroppo ad andare a 50 km all'ora, quindi è stata una riunione orientata sicuramente a chiarire gli aspetti legati alla sicurezza e anche per riprendere la normale velocità del traffico ferroviario che in questi ultimi anni ha perso quasi il 30% dei passeggeri proprio a causa della sua lentezza e della sua insicurezza. Avevamo ricevuto un fardello pieno di problemi, probabilmente anche di tanti reati, quello di Ferrovie Sud-Est. Mi auguro che la magistratura riesca a fare bene in fretta il suo lavoro, accertare tutti i responsabili di questo scempio, individuarli, punirli severamente. E ci auguriamo però che la nuova gestione di RFI, che ha sostituito la vecchia, ci restituisca velocità e sicurezza.